tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso TB Sport. Diciamo la notizia ormai è di dominio pubblico, o meglio l'indiscrezione di dominio pubblico: i mataresi sarebbero pronti a dire di no all'offerta di Paolo Montemuro, che vuol dire che la trattativa è finita. Io dubito che la trattativa possa finire così di botto, probabilmente ci sarà ancora modo di trattare, di cercare di limare eventuali differenze, anche perché l'ho sempre detto, l'ho detto nei giorni scorsi, l'ho detto prima ancora che uscissero certe notizie: se c'è una distanza incolmabile fra offerta e domanda, di cosa si sono parlati in due mesi, un mese e mezzo, tre settimane, cinque settimane? Del tempo di che tempo fa Bari, che tempo fa domenica prossima, visto che si incontravano di sabato? Cioè, mi sembra inverosimile, francamente, che ci possa essere una distanza incolmabile per quel che riguarda l'offerta e la domanda. Quindi siamo seri, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo con molta serenità. Dico io che una trattativa non può finire così di botto. Io credo che ci debba essere anche il modo per far capire le cose. Fermo restando che vedo cose stranissime, non tanto l'indiscrezione di Antonello Raimondo, che fra poco avremo anche in diretta telefonica. La cosa che mi stupisce è che un giornale che ha fatto bene il suo lavoro, cioè il Corriere del Mezzogiorno, oggi pubblichi il dettaglio dell'offerta di Montemurro. Benissimo. Cioè, qua si parla di patto di riservatezza, di virgole, di punti, ma perché si è incontrato Torrente, ma perché e poi escono i dettagli del patto di riservatezza. Se fossero veramente quelli i dettagli del patto di riservatezza, sarebbe davvero indecente che siano usciti i dettagli. Vuol dire che davvero ci stiamo prendendo tutti quanti per fessi, per dirla proprio alla barese, perché comunque non è ammissibile che un'offerta sia illustrata nel dettaglio. Ripeto, il giornalista e il giornale che hanno fatto questo lavoro hanno fatto il proprio lavoro, i giornali e i giornalisti devono cercare di fare il proprio mestiere. Ma chi l'ha data quella notizia al giornale? Mistero. Perché si dà una notizia del genere? Perché si svelano i dettagli, quando poi certe volte sembra che il punto, la virgola... Allora, vadiamo al sodo, perché comunque mi sa che qua stiamo girando molto intorno alla questione. La sostanza: si può fare o no questa trattativa, si vuole vendere o no il Bari, si vuole acquistare o no il Bari. Quindi cerchiamo di essere seri e di non offendere soprattutto l'intelligenza della gente che ci ascolta, della gente che ci segue, dei tifosi del Bari. Stop, intanto presento il mio ospite, che non avrebbe, come dire, immaginato di essere qui per parlare di questa cosa, perché noi in verità oggi sei venuto per tutt'altra cosa, è uno dei rappresentanti dello Tsunami Bianco Rosso, la Bari siamo noi. E non dimentichiamo la Tiberini. La Tiberini, infatti, la Tiberini, anzi, ci mancherebbe. Ho avuto anche qualche problemino con il mio direttivo, il quale mi ha detto: ma ci hai abbandonato? No, io non ho abbandonato nessuno. Ho abbandonato nessuno, anche perché poi lo spirito, quello dello Tsunami, è stato soprattutto quello di riunire tutti i tifosi del Bari, quindi tutti i gruppi, a prescindere dalla Nord, dalla Sud. E questo è stato un grandissimo merito, diciamo, degli amministratori. E oggi torni nella tua piena facoltà di presidente della Tiberini, perché devi presentare un torneo dove voi ogni anno vi impegnate, direi, con grandissimo merito. I tifosi del Bari sono soprattutto questo. Io adesso la Tiberini è solamente una rappresentanza. Quindi stasera noi alle ore 20 presso la Cofit ci sarà il terzo quadrangolare a scopo benefico, appoggeremo la causa della AFA Sollus, poi magari più là ti do qualche altro spieghi dettaglio. Spieghi qualcosa in più. Sì. Va bene, intanto forse abbiamo già Antonello Raimondo della Gazzetta del Mezzogiorno in linea, pronto? Sì, pronto. Ciao Antonello. Buongiorno. Un abbraccio. Allora. Ciao Antonello. No, niente, ne hai già parlato stamattina abbondantemente, diciamo, in B&D Gang, però ti chiedo soprattutto se nel corso delle ore hai avuto ulteriori, insomma, per aver scritto quel titolo, oggi credo che le conferme tu le abbia avute già da ieri, perché avere, fra virgolette, il coraggio di uscire con un titolo così forte, addirittura con anticipo rispetto a una risposta, vuol dire aver assunto tutte le informazioni necessarie per andare in quella direzione, no? Ti chiedo quali sono state le reazioni, cosa nel corso delle ore di questa mattina, cos'è accaduto, se hai avuto ulteriori dettagli.
Sì, no, devo dire innanzitutto che è stata una serata molto, molto complicata perché, come tu hai ben detto, insomma, a parte un po' così l'ora, anche abbastanza tarda, l'argomento è delicatissimo, si fa sempre fatica a parlare senza correre il rischio di essere fraintesi, quindi diciamo che è stata una lottata difficile. Le verifiche le ho fatte ieri sera in maniera molto, molto accurata, è chiaro che la certezza è solo quando c'è un annuncio, però io anche stamattina ho raccolto conferme in tal senso. Mi spiace però dovermi accorgere ancora una volta che la gente, obnubilata dall'odio per il Matarrese, dalla voglia di cambiare, dalla speranza che ci sia un nuovo posto, che è assolutamente legittima, confonda il dare la notizia di un giornalista come se questa notizia fosse data perché io magari non voglio accettare quella proposta, io sia d'accordo, non si riesce mai a scindere i campi. Ho letto su dei siti delle... È la famosa differenza fra il termometro e la febbre che io segnalo più di una volta, insomma, no? Sì, assolutamente sì, ma poi ripeto che ancora una volta mi tocca leggere sui siti dei toni da terzo mondo, no? Nel terzo mondo, che mi fa specie che vengano comunque tollerati anche da chi quei siti li gestisce, perché non si riesce a fare ad avere un contraddittorio civile se non si dà del colluso, del venduto, del disonesto alla persona con la quale si interagisce, non si è contenti. Non si può avere un'opinione diversa, uno o è colluso o è venduto, altrimenti non si trova mai la quadratura. Capisco la tua amarezza, capisco la tua amarezza. Tu sai che io e te da un po' di tempo che ci confrontavamo e notavamo, sai, quei segnali che capti un po', no? Qua e là, anche magari andando in giro per la città, quei segnali che ci hanno fatto capire, forse neanche ieri, da quanto tempo ne stiamo parlando, da quanto tempo abbiamo il sospetto che comunque la piega che stesse prendendo questa storia non fosse, diciamo, quella... giusta per chiudere la trattativa. Fermo restando che adesso, così come sino a questo momento molti sparavano è fatta, adesso forse non è neanche il caso di sparare è finita, tanto per intenderci. No? Infatti io ho detto oggi, ho scritto delle cose ben precise. La prima è che io ho solamente preso atto del fatto che questa proposta non è stata ritenuta all'altezza. Ciò non esclude che Montemurro possa, ovviamente sperando in tempi brevi, perché altrimenti diventa difficile con una squadra da costruire, possa correggere quelle che sono gli elementi che a Matarrese non vanno bene. Quindi questa è la parte... Però io voglio andare un po' oltre, Antonello. Non ti sembra perlomeno singolare e un po' ingeneroso nei confronti di chi segue questa trattativa da tanto tempo che a distanza di un mese, due mesi, non si siano capiti neanche sul prezzo? Penso, io devo dire la verità, a me spiace che se la trattativa dovesse fallire in maniera ufficiale, perché io credo che un cambio alla proprietà sia da auspicare, perché insomma i Matarrese hanno dichiarato non solo a parole ma nei fatti loro disimpegno, no, nel calcio, quindi non si può non auspicare un cambio, però la situazione è questa qui, insomma, nel senso, noi di te abbiamo parlato per un mese più, io devo dire che fermo il dispiacere appunto per questo fallimento. Sono orgoglioso del mio fiuto, io sono rimasto veramente, mi sono applaudito, perché io onestamente questa chiusura non mi ha sorpreso. Io non ritengo di essere più intelligente di altri, ho solamente credo valutato con più attenzione, con ragionando meno di pancia, meno facendomi trascinare dall'entusiasmo quelli che erano i segnali. Io non, davvero non capisco e non mi riferisco ai colleghi, perché i colleghi che hanno detto è fatta, magari hanno dato credito a una fonte e hanno magari sbagliato fonte, qui non c'è malafede, non c'è nulla. Non capisco come delle persone addette ai lavori si siano divertiti a mettere in giro queste voci, non capisco con quale finalità, perché il fatto che non fosse fatta non era la mia opinione, perché non era fatta, non è mai stata fatta, non è mai stata vicina a essere conclusa. Si parlava, certo, ci sono stati dei momenti in cui sembrava che si potesse... Vero. Diciamo, lavorare su buone basi, ma non si è mai arrivati nemmeno vicini a una firma, nemmeno vicini a un prezzo giusto. Quindi quelle persone che hanno messo in giro quelle voci e che chiamavano i giornalisti per dare queste false notizie dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza, perché mi sembra a questo punto che il tentativo fosse quello di caricare ulteriormente la tifoseria, no? Caricarla in caso poi di mancata trattativa per poi scaricarsi contro i materiali. Questo non va bene. Perché a me dispiace quando poi la città va oltre certi limiti e Bari passa per la città
violenza e senza valore, perché la tifoseria del Bari invece è tutt'altro. Cioè, quindi questa gente si deve vergognare, perché quella gente che diceva che la partita era finita, e non mi riferisco a giornalisti, lo ripeto, ma da detti lavori, si deve vergognare. Ti vedo cosa è Edoardo Gallo, che vanno raccontando frottole sul direttore sportivo del Bari, frottole. Vuole parlare Edoardo Gallo? Vabbè, Antonello, secondo me quella del direttore sportivo magari possiamo una trasmissione a parte, però io ti chiedevo, allora abbiamo letto tutti sabato scorso l'onorevole Antonio, che cosa ha dichiarato dopo l'incontro. Allora, anche il più inguaribile dei pessimisti poteva presagire questa cosa. Io non so chi ha fatto il pezzo, ma non entriamo nei dettagli, questione di Lana Caprile. Io e Antonello ci siamo sentiti due minuti dopo e abbiamo detto Mattarelli. Queste frasi le abbiamo già sentite tante volte. Sì, anche perché ricordi anche che cosa è stato detto al comune, tu ricordi all'incontro. Niente di nuovo. Infatti. E io venni qui il 3 maggio in cui venne allo scoperto il nome di Paolo Montemurro, va bene, e dissi che poi dalle parole bisognava passare ai fatti. E le parole sono state quelle di sabato scorso, dopo l'incontro. L'onorevole Antonio ha detto: noi vogliamo lasciare questa città perché siamo anche stanchi degli insulti. Questa società. Perché siamo anche stanchi degli insulti, va bene. E i tifosi che sono in mezzo a questi due fuochi, che cosa dovrebbero dire? Perché anche fra di voi, chiaramente ogni giornale ha la sua linea editoriale, ma anche fra di voi non c'è una linea corporativa. Allora i tifosi fino ad adesso veramente sono state le persone più per bene, perché voi vi siete vi continuate a scornare, caro Antonello, ovviamente non è che ce l'ho con te, ma è normale con te. Stiamo dialogando, questo è normale che i giornalisti abbiano posizioni diverse, però possono anche averlo, insomma, va bene. Però io dico che quando bisogna arrivare, è chiaro che voi fate il vostro mestiere, però in altre piazze quando si vuole arrivare a un risultato si rema, caro Antonello e caro Enzo, tutti dalla stessa barca, altrimenti qui non cambierà mai nulla e ripeteremo la storia di Chitarrella fra un anno, sarà sempre uguale. Sentiamo Antonello, sì. Edoardo, no, io, tu sai che ci stimiamo, ci volevo dire moltissimo. Però io interpreto il mestiere giornalista in modo diverso da come lo intendono i tifosi. Io, secondo me, come lo vedo io non devo fare alcuna battaglia per cacciare nessuno. Io devo valutare come agisce una proprietà, al limite, come ho detto prima, auspicare che chi non vuole più investire nel calcio si faccia da parte, ma io non devo fare solo battaglia. Secondo me il mio mestiere è un altro. E i tifosi possono fare quel tipo di discorso, di pressione. Io non ho la lista. Antonello, ma non parliamo di battaglie, non parliamo di battaglie. Si tratta di remare tutti in una stessa direzione, perché ormai stanchi anche loro. E siamo stanchi, stanchi voi, e sono stanchi, anche i tifosi. Sì, Edoardo, ma la differenza tra me e i tifosi qual è? Che io, se domani Mattarese spende 10 milioni e fa un grande Bari, io sono contento lo stesso, voi no. Perché voi avete un fatto personale che io rispetto, voi fate i tifosi, io faccio il giornalista. Antonello, nessun fatto personale, perdonami, stiamo andando fuori binario. Nessun fatto personale, Antonello, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.